Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi, lunedì 8 agosto 2016, canale 17 di Fano, tv come sempre tutte le mattine dal lunedì al sabato, on demand anche sul sito internet occhianotizia.it. Oggi è San... Domenico. San Domenico è un santo che nacque nel 1172 da una eh, famiglia mh, nobile eh, in Spagna, da una famiglia benestante eh, e divenne appunto poi dopo una vita eh, santo. Il sole è sorto alle 6.03, tramonterà alle 20.24, il tempo per oggi avremo cielo sereno, poco nuvoloso, con temperature in ulteriore lieve aumento, sole su tutta la costa adriatica, domani Martedì 9 agosto, ancora sole con temperature in ulteriore lieve aumento. Anche la giornata di mercoledì continuerà a essere caratterizzata da condizioni di stabilità. Poi potrebbe cambiare invece nella giornata di giovedì e venerdì quando eh, potrebbe arrivare appunto del, del tempo brutto. Chissà se riusciremo a vedere tra due giorni le stelle cadenti, non lo so, intanto cominciamo a vedere i giornali e parliamo della stagione, della stagione che è un po' sottotono eh, e per i bagnini probabilmente lo è un po' di più anche perché hanno il problema dell'erosione eh, costiera, dell'erosione marina, quindi si ritrovano spesso con, eh, con del, de, della spiaggia che viene a mancare, i concessionari sono in allarme. C'è anche un problema di sicurezza perché eh, diciamo il problema per tutti è l'erosione che tra l'altro è stata aggravata anche dalla mareggiata di qualche ora fa. La sicurezza riguarda invece la sosta selvaggia e la mancata illuminazione sottomonte. Di Pesaro e la sabbia spinta dal vento sulla pista ciclabile e sulle strade a Baia Flaminia. Questo è il Corriere Adriatico che, tra l'altro, riporta anche i salvataggi avvenuti. Lo vedremo tra poco nella giornata di ieri. Quando, nonostante il mare in burrasca, nonostante il mare brutto, il mare mosso, le bandiere rosse di tutti i colori, insomma, c'è gente che veramente ama rischiare la propria vita per fare un tuffo al mare. E poi, dopo, con il rischio appunto che ci lascia di lasciarci le penne. Niente, disab, niente stallo invece per i disabili, a Urbino è stata multata una donna, eh, una multa impietosa, la definisce il, il Corriere, nasce un caso con l'appello rivolto a Sgarbi, sono mareggiata, altrove questo non accade, varrebbe da dire venga marotta, visto che qua eh, no invece per i disabili c'è una certa attenzione. Entriamo nelle pagine interne del... Corriere Adriatico, vediamo allora la, il titolo. Stagione amara sulle spiagge, il mare avanza, gli stranieri invece no. Il problema principale è l'erosione: vanno bene le concessioni con ristorante e animazione serale. Questa è la pagina di Pesaro primo piano, un deserto alla baia e sottomonte invece tutto al buio, niente illuminazione sulla strada, e illuminazione assente, sono due, due pericoli, le mareggiate causano una ostruzione alle, alla foce del foglia, i lavori eh, non ci saranno prima di un anno. E però c'è anche un altro problema, eh, attenzione, il problema delle acque inquinate. E c'è una pagina con lo schema... Goletta Verde l'altro giorno è stata davvero impietosa con l'elenco eh, delle spiagge eh, dei tratti di spiaggia dove l'acqua è fortemente inquinata. E allora, eccola qua, la cartina, la cartina della bandiera nera, quella col teschio eh, appeso lefano, per esempio, foce fiume Foglia, foce torrente Arzilla, anche qui fortemente inquinata, poi eh, Senigallia, spiaggia Ponte Rosso e Giugiù eh, tutte le località, anche rinomate, certamente eh, come Numana, per esempio, e siamo a ridosso dei fiumi dove sappiamo che se non ci sono i depuratori, se non ci sono degli accorgimenti di un certo tipo, è chiaro che l'acqua, soprattutto quando piove e quant'altro, eh, è fortemente inquinata. Poi, a volte è solo colpa dell'acqua piovana, a volte invece è colpa anche delle industrie, delle fabbriche che eh, non depurano e buttano di tutto in mare. Primo piano delle marche, i 262 rintocchi che ricordano le vittime di Marsinella. Oggi suona la campana, eh, la regione celebrerà le vittime ad ottobre, i minatori sopravvissuti all'incendio della miniera. Nella pagina sempre delle marche, embargo russo. Le esportazioni vanno a picco, sono quelle cose che ancora non si riescono a capire ma che purtroppo ci sono. Fatturato dimezzato, la beffa di ritorno, si copia il made in Italy. A due anni dall'avvio dell'embargo russo le esportazioni di prodotti marchigiani si sono praticamente dimezzati, meno 42%. Andiamo avanti così. Tutti spericolati. Dal porto, siamo nella pagina di Pesaro, raffica di soccorsi in mare, il vento e la corrente hanno obbligato i bagnini ad un lavoro extra in spiaggia. Alcuni minorenni si sfidavano lanciandosi dal molo a poca distanza dagli scogli. Questa si chiama incoscienza, che è tipica dei eh, giovanissimi. In moto, contro il muro, grave un centauro. L'impatto tra i tornanti di Bocca Trabaria, un pedone investito invece nella notte. Questa è la cronaca, sempre da Pesaro. La rinascita culturale di eh, Palazzo Ricci diventerà una cittadella della musica. Spazi recuperati, cortile rinnovato, nuove aree ed accessi. E ancora una serpe. Questa è una brutta avventura per una bambina a Piobico una serpe che ha morso. Probabilmente una vipera. Eh, una bambina di 12 anni che è stata soccorsa, poi portata con l'elicottero all'ospedale di Torrette, ore di paura per la famiglia e i controlli scongiurano però l'aggressione di una uh, vipera. Secondo il Corriere attivato il protocollo antiveleno, il 118 ha allertato i volontari e la uh, potes. E questa è l'immagine della. della... Eh, appunto l'ambulanza che è intervenuta a Piobbico. Sotto la politica invece PD, la svolta, nuovo direttivo siamo a Fossombrone, nuovo direttivo con eh, Chiarabilli, il neosegretario siamo pronti ad affrontare le sfide eh, più forti di eh, prima. Festival degli spaventapasseri andiamo a Frontino eh, la storia contadina diventa arte tutti possono partecipare esponendo nel borgo un fantoccio in attesa della giuria davvero carino per un paesino piccolo piccolo ma che ecco, eh, sta organizzando questo festival originale che è lo il festival appunto degli eh, spaventapasseri abbiamo già detto nei titoli d'apertura del disabile che non ha trovato parcheggio e nonostante questo i vigili di Urbino impassibili le hanno, fatto la multa, lo sfogo, le hanno fatto la multa lo sfogo di Patrizia vorrei sapere cosa ne pensa Sgarbi di tanta inciviltà senza posteggi gialli disponibili la donna aveva lasciato l'auto in quelle blu senza, eh, senza pagare probabilmente aveva il tagliandino ma insomma non è bastato poi qui eh, in punta di codice eh, ognuno può dire la sua mare mosso, siamo sulla pagina di Fano. Quattro in quattro persone addirittura rischiano la vita. Doppio efficace intervento dei bagnini. Uno di questi è stato eh, quello di Mattia De Pascalis, che è un bagnino dei Bagni Alda che oggi giustamente si merita il suo giorno di gloria. Ieri ha salvato una donna di 38 anni da morte certa, una di Bastia Umbra. Che nonostante il mare è mosso, preso è andata oltre la boa e si è messa a nuotare. Poi dopo ha capito che forse aveva fatto una stupidata, e però era troppo tardi. Meno male che gli occhi vigili del bagnino lo hanno, hanno notato eh, questa cosa, è partito subito e, e ha visto che stava in effetti poi chiedendo aiuto. E il mare mosso, e questo, questa la dice lunga: eh? cioè, guardate il titolo. Se hanno Rinviato la nuotata longa, no? che sapete tutti, è una, eh, una, una di quelle manifestazioni che richiamano centinaia di nuotatori, ma di quelli che la sanno lunga, eh, cioè nuotatori, nuotatori, di quelli che non hanno paura di niente. Se hanno rinviato la nuotata lunga, mi spiegate voi com'era possibile ieri mattina fare il bagno al mare uno che viene una volta all'anno, eh? quindi. Una volta se le va a cercare, eh, capisci? Eh, quindi non è colpa del mare, non è colpa del destino, è colpa di niente che ci vuole un po' di sale in zucca delle volte. Eh? Quattro interventi ieri, quattro, interventi, quattro persone che hanno rischiato la vita Tre correnti, tra correnti e vortici, appunto, si è sfiorata la tragedia più volte per gravi imprudenze. La corona ai caduti del mare. Purtroppo vedete, anche questa le imbarcazioni ieri mattina sono rimaste al porto. Ieri mattina c'era la consueta uscita in mare per il la lancio della corona, per il ricordo dei caduti, è stato fatto lo stesso questo gesto così molto bello, significativo, emozionante. Però è stata lanciata questa corona dal molo e non dalle barche eh, che come sempre poi facevano tre giri intorno alla corona, insomma, è una cosa molto bella. Niente cor corteo di barche per ragioni di sicurezza, premiati due eroi di guerra. Uno di questi è nella fotografia che adesso vi ripropongo, Lidio Pascucci che ha ricevuto l'onorificenza. Dal comandante Di Donato. E adesso andiamo avanti. Sull'ospedale, il Partito Democratico ai 5 Stelle sanno solo criticare, dicono referendum, appello di possibile. I garanti adesso siano super partes. Intanto la fotografia questa mattina è per Maria Capalbo all'inaugurazione del nuovo reparto di ostetricia nel, eh, nell'ospedale Santa Croce di, eh, di Fano. Due tartarughe, e anche qui il mare. Eh, ha eh, giocato un brutto scherzo purtroppo a queste tartarughe quando ci sono le mareggiate, le caretta caretta eh, sono le prime a lasciare eh, a, a morire. Due caretta caretta sono state rinvenute senza spiaggia, senza vita in spiaggia, oggi all'anfiteatro Rastet invece giochi e quiz sul riciclo dei eh, rifiuti. Dalla pagina della Valle del Cesano, fuoco in un'azienda nautica, è successo ieri mattina. A Castelvecchio per una colonna di fumo c'è stato un allarme denso, al fumo denso che si alzava in via Padana, l'incendio divampato in uno stabilimento chiuso ben presto domato dai pompieri. Ecco il Festival Internazionale dove si suona gratis, da oggi a mercoledì la Rassegna Santa Vittoria, eh, siamo a Fratterosa e chiudiamo il Corriere Adriatico con la pagina di Senigallia, il Summer Jamboree, ultimo atto. E spiaggia controlli a tappeto, traffico e caos, multe dei vigili per sosta selvaggia, parcometri in tilt. I turisti un po' disorientati. È stato denunciato anche un ubriaco che prendeva a calci le automobili, arrestato un cinquantenne invece di Barbara. Colpo all'alba. Qui parliamo di furti. Un residente fa fuggire i ladri. Erano quattro ragazzi che cercavano di eh, scappare con le biciclette. E adesso apriamo invece il eh, resto del carlino. Di Pesaro. La fotonotizia è per questo nonnino di 98 anni che si chiama Furio Azzi che guida regolarmente la sua auto, vedete nella fotografia nel tondo mostra addirittura la sua patente, è una questione di ritmo lui dice ed è, eh, ed è il più anziano di tutti nella provincia ad avere la patente, ad a guidare ancora e eh, il giornalista del Carlino ha viaggiato con, con lui. E lo ha definito un bisnonno sprint. Nonostante le polemiche di questi giorni, eh, ricorderete l'uomo che è andato per 10 km avanti, 10 km indietro, contromano in autostrada, eh, spesso la cronaca ci riporta di anziani che hanno la patente e che mettono sotto ciclisti e quant'altro. E. Tutte le volte che protagonisti sono eh, gli ultra ottantenni eh, con eh, la patente in mano, ancora, eh, ci, ci sono polemiche, ci, ci sono polemiche eh, sul fatto che questi ancora eh, possano guidare. E il Carlino oggi pubblica la foto e la testimonianza di questo 98enne che ancora guida Nonino Sprint. I Fiorai, vittime invece del ladro Vandalo, eh, non si può andare avanti così, e frazioni a ripetizione in zona cimitero a Pesaro, non possiamo, appunto, dire andare avanti così. E sotto, morsa da un rettile, dodicenne finisce all'ospedale. Entriamo nelle pagine interne, allora vediamola qua, i Vandali, vediamoli, i Vandali. Mh, i fiorai vandalizzati del eh, cimitero, ripreso il ladro con la sigaretta. Cioè, tranquillo, tranquillo, eh, entra dentro e fa un po' quello che gli pare. Danni maggiori del bottino, ma noi non ne possiamo, dicono più. C'è un accanimento in queste continue frazioni: ribaltano i vasi pieni di fiori, forse perché non trovano i soldi, e poi eh, insomma, loro devono rimettere a posto uno e due a ripagare i danni. Perché guardate, poi in quali condizioni spesso eh, ritrovano i commercianti, eh, i fiorai, ritrovano il loro chiosco. Okay? Una bambina di 12 anni morsa da un rettile, ecco la fotografia, eh, questa chiaramente non è una vipera, eh, però è, un, è uno di quei rettili che insomma solo a guardarli fa un certo senso, ma comunque eh, attimi di paura perché si temeva ecco, fosse una vipera, arrivate invece... Eh, Nell'ambulanza all'ospedale Torrette eh, hanno scongiurato che si possa appunto trattare di questo. I genitori hanno portato la piccola alla Guardia Medica di Apecchio e poi da lì è partita tutta la procedura. Cappotta con l'auto e finisce nel campo, ferito è eh, successo all'uscita di strada dal eh, cimitero di Urbania e sotto alla Proloco di Aqualagna il centro e le visite. Il centro visite riserva del furlo, firmato un protocollo d'intesa con la provincia, alvio nuove attività. E adesso invece la foto del bagnino di cui vi parlavo eh, poco fa nel corso della rassegna stampa in balia della corrente: eh, questo bagnino ha salvato una donna che ha bevuto e poi ha perso i sensi salvato in extremis dal giovane Bagnino si chiama Matteo Di Pasquale, 19 anni dei Bagnalda, è stato il mio primo salvataggio, racconta lui eh, l'intervento eh, appunto di questo ragazzo ha consentito di salvare la vita a questa eh, 38enne okay? nautica in fiamme a Monteporzio eh, un'azienda a Monteporzio è successo a causa di un surriscaldamento di un macchinario che ha provocato un principio di incendio in una azienda. Poi si parla anche del festival del brodetto che ci sarà a Fano, una sfida aperta adesso anche ai cuochi amatoriali, quelli, quelli non professionisti, insomma le, le, le casalinghe e i casalinghi. La festa del mare, la burrasca rovina la cerimonia, impossibile l'uscita dei pescherecci e dunque la corona è stata lanciata da uno dei quadri, uno dei quadri che si trova appunto nel molo al eh, Lido. Cadono le stelle invece tutti al Balì da mercoledì a ferragosto, osservazioni e ci sono anche conferenze scientifiche. Si potranno osservare eh, tutte le, le stelle e quant'altro. Eh, tutto questo in una bella giornata, in una bella nottata che speriamo sia eh, limpida e senza nuvole. Su questo ho qualche dubbio, ma lo vedremo nelle prossime ore. La rassegna Occhio Giornale finisce qui. Grazie per la vostra attenzione. Noi ci rivedremo questa sera alle 20.30 nel corso del telegiornale Occhio la Notizia.